Bentrovati, siamo all'hotel Meliá, pochi passi da Olbia. Siamo qui in occasione di una serata importante organizzata dall'Istituto Euro-Mediterraneo, che è la scuola internazionale di formazione e specializzazione. Siamo in compagnia del direttore, don Gianfranco Sava. Buongiorno, bentrovato, complimenti per la manifestazione che state organizzando. Grazie, ringrazio della vostra presenza, che certamente è di particolare significato perché ci consente di entrare nelle case di coloro che per tante ragioni non possono essere presenti qui stasera e soprattutto di far conoscere una realtà culturale che da anni sta maturando e operando comunque attivamente nel nostro territorio. Vogliamo spiegare, don Gianfranco, per quale motivo siamo qui. Ricordiamo, questa è una serata importante, una serata che vuol dare visibilità a un grosso problema che ruota intorno alla vostra scuola. Che sul freddo si anima, su neve che non mi scalda, che sul cuore trevole, su vento che mi tormenta, che cosa lo che sentere, su che lo che massimizza, che cosa mano forte chi. Il primo elemento che mi piace porre in evidenza è che siamo qua insieme a dei bravissimi artisti dell'isola, i quali con la loro generosità hanno aderito ad una manifestazione che tende a far conoscere il progetto e in modo particolare l'associazione Amici dell'Istituto, che proponiamo sia a singole persone che ad imprenditori o operatori della vita pubblica, sociale, culturale a diversi livelli, perché vi aderiscano al fine di promuovere questa istituzione. Vogliamo dire qual è il problema che ruota intorno a questo, il vostro istituto? Ma direi anzitutto porrei in evidenza l'aspetto più bello, è la nascita dell'istituto, che nasce da un preesistente, ancora esistente istituto di scienze religiose, che si è ampliato e allargato come istituto euro-mediterraneo, tenendo conto di quella che è l'identità sociale, culturale del nostro territorio e anche dell'invito della Chiesa e di popoli che ci stanno domandando di promuovere una cultura capace di integrazione. Questo è l'aspetto positivo. Qual è l'aspetto di limite? L'aspetto di limite è quello di un intenso e faticoso lavoro che occorre fare per coinvolgere coloro che operano nel mondo economico e anche nella vita amministrativa per un sostegno profondo e anche continuativo affinché questo istituto raggiunga pienamente gli obiettivi prefissati, che è quello di divenire una libera università.